Jennifer da Michele. All'interno di questo boost ti allego la prima parte di una fantastica esperienza. Spero che con questo dono io ti possa portare tantissima gioia e moltissima felicità dal tuo amatissimo Mr. Siamo Jennifer e Michele. Lo scorso inverno siamo atterrati in uno dei paesi più eco-friendly d'Europa, la Danimarca, per visitare la famosissima Copenaghen. Partiti alle prime ore dell'alba, in poche ore avevamo già raggiunto la capitale danese e nonostante le bassissime temperature eravamo entusiasti di esplorare questa bellissima città. Quindi, carichi di energie, abbiamo iniziato la nostra avventura tra le vie del centro. Nel corso degli anni è stata attraversata da diversi stili architettonici, i quali l'hanno resa una città europea unica dalle sfumature eclettiche. Partiti dalla stazione centrale, abbiamo raggiunto in breve tempo uno degli scenari più iconici della città, il New Havn, che in danese significa porto nuovo. Questa meravigliosa via portuale è caratterizzata dai tanti edifici multicolore, che ospitano ristoranti e negozi turistici. Il New Havn è sicuramente l'angolo più affascinante della città, oltre a essere anche uno snodo centrale per raggiungere altri luoghi di interesse, come la piazza Amalienborg e la chiesa Maumokirken. Allora, c'è una strana musica di sottofondo e ci hanno bloccato tutti, ci hanno bloccato le persone anche dall'altra parte della strada. Arrivati alla piazza e totalmente ignari di cosa stava accadendo, con grande sorpresa abbiamo assistito al cambio della guardia reale. Ne è valsa la pena aspettare, no? Percorrendo la strada affacciata sul mare, ci siamo imbattuti in un'altra icona storica della città, la Sirenetta. Nonostante le piccole dimensioni, la statua bronzo raffigurante la protagonista dell'Un'omonima fiamma di Andersen attira milioni di turisti ogni anno. Affamati dopo la mattinata intensa, ci siamo accomodati in un ristorante sul molo per provare i piatti tipici del posto. Andiamo? Cosa che hai preso? Ho provato l'hot dog, dicevano di lobster, quindi di aragosta, ma credo che per aragosta intendessero i gamberetti, visto che cioè sono palesemente gamberetti. Ma dentro il panino c'è qualcosa? Non lo so, dovrò addentarlo prima. Aspetta allora un buon cibo. I hope so. Invece da bere? È buonissima, l'hai provata? No. La chiamano Winter Lager, la lager invernale, è buonissima. Io invece ho preso fish and chips, è più decorazione che cibo, ci sono un sacco di verdurine, robe così. Sembra buono, spero che sia buono perché Danimarca il cibo è abbastanza caro. Buon appetito. Ripresa l'esplorazione, ci siamo spostati al Castel, una delle fortezze meglio conservate del Nord Europa, risalente ai primi anni del 600, circondato da dighe artificiali pedonabili che formano un enorme pentagono con bastioni ad ogni angolo. Allora, questo è tipo uno dei borghi, diciamo, delle zone più antiche della città. Si è pensato di creare tutto intorno un sistema di protezione dall'acqua, visto che comunque siamo a pochi passi dal mare. Per questo motivo hanno realizzato questa specie di fossato che permette di non allagare tutto il centro storico. Dicevano che comunque è ancora tutto in fase di costruzione,
dove stanno implementando un bel sistema fognario per far sì che comunque qua non si riversi sulle strade, e che il progetto dovrebbe finire alla fine del 2021. Che freddo. Il mulino. Grasset Maiken by Train. È il 3% della batteria, vuoi dire qualcosa? L'acqua è poca e scarseggia, e la papera non galleggia. La batteria sta morendo, la batteria sta morendo. La prima tappa del secondo giorno è stata l'antica residenza reale danese, il castello di Rosenborg, oggi adibito come museo. Terminato nel 1624, il castello venne utilizzato come residenza reale per un centinaio d'anni, per poi essere abbandonato e utilizzato soltanto come residenza secondaria per occasioni speciali. Cosa hai appena detto? Niente. Al terzo piano si trova la sala dei cavalieri, dove inizialmente veniva utilizzato come salone da ballo, per poi diventare sala del trono. Nel piano interrato, invece, sono collocate le collezioni reali danesi, suddivisi tra pitture e gioielli. Intorno al castello si diramano i più antichi giardini reali della Danimarca, che sicuramente, durante il periodo primaverile, devono essere un vero e proprio spettacolo. Dov'è che stiamo andando? Al giardino botanico. Stralasciando, è di fronte il castello di... Rosenborg. Ho appena sentito un uccello scagazzare. Sperando che fosse acqua. Siamo sotto il banano. Beh, questa era un'ottima introduzione. Vogliono realizzare un enorme museo della storia naturale della Danimarca, proprio qui a Copenaghen. Quindi, insieme al Museo di Storia Naturale, al Museo Zoologico e a questa Palm House, vogliono realizzare questo enorme museo. Quindi per quello ci sono i lavori, perché nel frattempo il giardino botanico sta venendo implementato, quindi ci saranno molte stanze collegate tra di loro che creeranno un'enorme serra. Il senso della Palm House è cercare di ravvicinare i cittadini alla natura. Attualmente ci siamo fermati a pranzare da Jagger, è un locale fast food, sì, tipico si può dire. Siamo qui a mangiare patatine, hamburger, McDonald's fatto bene, cioè homemade, esatto. I prezzi sono molto più ragionevoli rispetto ai classici ristoranti danesi. E speriamo che sia buono. No. Vediamo almeno, vediamo esteticamente com'è. Oh, che roba, tutto è bellissimo. Io ho preso un cheeseburger e ho fatto aggiungere del bacon extra, coca e patatine. Abbiamo pagato 14 euro circa. Contando comunque i prezzi danesi, è un prezzo ragionevole. Anzi, mi sa che è economico. Vediamo. Ha provato. Anche qua alla fine. Ma come unto? Mamma mia, non ci sta a cadere. Sì, è super buono. Come ti sembra? Molto buono. Molto buono? Bene, adesso ce lo fappiamo, a dopo. Va bene, promosso. Adesso verso la Torre Rotonda.
La torre, nata come osservatorio astronomico, è nota per la sua grande scalinata che porta fino alla terrazza. Dalla vetta è possibile ammirare il panorama ed avere una visuale alternativa degli edifici più famosi della città. Questa è la strada di prima, non so se si vede, ma lì circa è dove stavamo mangiando prima. Questo è un mercato rionale al coperto. Ce ne sono un po' nel nord Europa, tipo mi è capitato già di visitare quello di Rotterdam. Il Tor Helener è sicuramente un buon posto per fare una pausa e degustare le diverse prelibatezze tipiche della Danimarca. Oggi piove. Fortunatamente il terzo giorno è stato un continuo alternarsi tra tuoni e lampi, così abbiamo deciso di rifugiarci all'interno del Black Diamond, una delle biblioteche più belle e grandi d'Europa. Quando finalmente il cielo si è schiarito e il vento aveva smesso di soffiare, come ultima tappa della nostra avventura danese siamo andati a visitare la città libera di Christiania, famosa per i suoi negozietti d'artigianato, la Pusher Street e i servizi per i cittadini tutti totalmente autogestiti. Il villaggio danese è unico al mondo, un'utopia basata sul principio di rispetto e del libero arbitrio. Malgrado il poco tempo passato in questa favolosa città, Copenaghen ha molto altro da offrire. Sicuramente ci torneremo in futuro per visitare altri punti di interesse, provare prelibatezze tipiche del posto e soprattutto vivere altre nuove esperienze come dei veri danesi.